sì, ho già raggiunto quello che ho fatto a sesto, sono contentissimo, è solo l'inizio, spero di continuare così per la squadra, per i ragazzi, per il presidente che mi ha dato fiducia e tutto. Hai dimostrato carattere in un frangente. Questa squadra non, forse ha sbagliato un rigore tirandone tantissimi quest'anno, quindi prenderti quella responsabilità con dei tiratori come quelli che c'erano in campo è stato un segnale Sì. di personalità. Sì, non vedevo l'ora di tornare a fare gol e risultare, quindi su quello non ho avuto problemi per calciare il rigore, anzi ho chiesto io apposta di Lernia Ho notato, di sì. calciarlo, mi ha fatto calciare, lo ringrazio che mi ha dato l'opportunità di fare gol per la squadra. E poi ti ha fatto anche una sorta di assist. Sì, mi ha fatto anche l'assist del secondo gol, mi ha messo una gran palla, è andata bene che l'ho presa bene, l'ho girato in porta. La partita come l'hai vista? La partita era una squadra ostica, come aveva detto il mister, erano una squadra fisica, e il campo pesante così, quindi potevamo avere tante insidie, ma abbiamo giocato bene la palla nonostante il campo che non fosse in ottime condizioni e siamo stati sul pezzo per 90 minuti concentrati e l'importante era portarla a casa e siamo riusciti, per Come ti fortuna. descrivi come attaccante? Non lo so, faccio giudicare gli altri, non mi giudico io. Comunque, Ti piace giocare sia da prima punta che a supporto di un attaccante centrale? preferisco fare la prima punta, anche se all'inizio dei primi anni che giocavo sotto punta, esterno, però ultimamente mi trovo meglio giocare come prima punta. Quanto hai nelle gambe al momento? E adesso l'ultimo mese a sesto non ho giocato per le scelte del mister. Però ho continuato con gli allenamenti, quindi fisicamente sto bene. Non ho avuto problemi fisici, niente, quindi sto bene. E solo giocando prenderò il ritmo per 90 minuti. Qui conoscevi già un po' di compagni di squadra. Sì, conoscevo tanti, ci ho giocato contro in passato. E di persona conoscevo Todisco e Villanova che ci ho giocato assieme, uno a Chieri e l'altro a Karate, con la Karatese.